Ciao, nel video di oggi vi mostro i prodotti terminati. Se sentite un rumore di sottofondo è il ventilatore che sto utilizzando perché mi trovo a casa dei miei e quindi registro questo video in questo momento, se no stasera non l'avrei mai registrato. Prima di passare a mostrarvi i prodotti vi invito a cliccare mi piace ed ad iscrivervi al canale, sta qui. Non comporta un costo per voi assolutamente nulla, nessun impegno, però aiuta invece molto il mio canale a crescere, aiuta il mio canale, aiuta i miei social e aiuta appunto anche me a mostrarvi prodotti nuovi, mi aiuta a mostrarvi nuovi contenuti e anche magari a fare video un pochino più frequenti, perché lo so, da quel punto di vista sono un po' latitante. Detto questo, passiamo a vedere i prodotti che ho terminato e buona visione. Quindi la mia solita scatola dei prodotti e vi faccio vedere. Allora, ho innanzitutto fatto un pochino di maschere questo mese, ve le ho mostrate molte anche su Instagram. Su Instagram vi metto la maschera della foto e poi anche la review di come mi ci sono trovata o meno, quindi andate a vedere pure lì appunto le maschere che ho utilizzato. Vi metto, avete comunque il link qua sotto di Instagram, di tutti i miei social. In particolare, tra quelle che ho utilizzato, ho questa di Sephora, la maschera al carbone, poi questa di Shaka, la maschera levigante, e questa di Garnier Skin Active, la maschera quella con la vitamina C, quindi la maschera comunque energizzante e illuminante. Allora, questa della Garnier è sempre tra le mie maschere preferite, tutte le maschere della linea appunto Garnier, che siano queste con il siero da mischiare con la maschera, sia le altre, quelle già imbevute, mi piacciono tutte quante, le compro e le ricompro, hanno un prezzo molto vantaggioso rispetto alla loro qualità, le trovate tranquillamente al negozio di Casalinghi, io le compro da Acqua e Sapone, anche da OVS si trovano. Questa di Shaka l'ho utilizzata, ma ricordo che di non averla amata particolarmente, non ha fatto moltissimo, comunque questi sono ricordi un pochino più a lungo termine, per appunto, come detto, per ricordi più sul pezzo andare sempre su Instagram. E poi questa al carbone di Sephora che minimizza i pori, questa mi è piaciuta parecchio e l'ho ricomprata. Poi ho terminato le salviettine Pure and Clean Scrub e Peel di Kiko, queste qui. Queste sono salviettine che hanno una parte più ruvida e una parte più liscia. E io le utilizzo quando voglio fare uno scrub veloce al viso. Quando sento la pelle un pochino più spessa, io la chiamo la pelle da rinoceronte. Quando sento comunque, come detto, la pelle da rinoceronte, vado a fare questo scrub. Semplicemente passo la salvettina sul viso e poi passo la parte più liscia, che mi dà un effetto un pochino più addolcente del trauma, tra virgolette, del peeling, dello scrub appena fatto. E mi piacciono molto e le devo ricomprare. Ho poi mandato in pensione tre prodotti, sono due top coat della Kiko e il Pupa Vamp. Li ho mandati in pensione semplicemente perché si sono seccati, sono prodotti che io avevo da molto tempo, li avevo utilizzati all'epoca, poi acquistando nuovi prodotti, arrivando nuovi prodotti, finiscono con il passare in secondo piano, se proprio non sono i prodotti della vita, e questa è la fine che hanno fatto. Fortunatamente, come detto, li avevo molto utilizzati, quindi è un pensionamento, ma tra virgolette quasi non a malincuore, e non a malincuore, quindi appunto li ho mandati in pensione. Non le ricompro semplicemente perché comunque ho moltissimi altri prodotti, forse ricomprerò più avanti il Pupa Vamp, però quelli della Kiko sicuramente no. Questione unghie: per quanto riguarda le unghie, ho terminato un po' di prodotti. Allora, ho finito della P2, il Quick Drive. Questo è un prodotto che io ritrovo, che trovo da OVS, solo all'OVS a Parco Leonardo. Mi piace moltissimo perché asciuga lo smalto rapidamente. Ho provato le goccine della Kiko, ho provato altri prodotti fast dry, ma non avevano lo stesso effetto. Questo invece, spruzzato sulle unghie, si asciugano in un minuto forse, e quindi è possibile poi riutilizzare quasi normalmente le mani. Una cosa che non amo particolarmente è il diffusore. Infatti questo spruzzino così
che non dà uno spruzza molto vaporizzato e quindi il prodotto è molto concentrato sull'unghia. Questo porta a un consumo secondo me un pochino eccessivo del prodotto. Se fosse più vaporizzato permetterebbe di consumare meno prodotto, e una boccetta di questa costa credo sui 3 euro e finisce molto rapidamente. Io in forse 2 massimo 3 settimane in cui cambio lo smalto un paio di volte a settimana lo finisco, e non è proprio il massimo, però comunque lo ricompro perché asciuga molto velocemente lo smalto. Ho terminato poi un rimuovi cuticole e uno smalto. Il rimuovi cuticole è questo di Essence, il Fast Cuticle Remover. Allora, questo è il remover, quello con il vecchio applicatore. Il vecchio applicatore è così, praticamente aveva una sorta di spatolina e sopra c'era una spugnetta. Fin da subito la spugnetta si è disintegrata e si è tolta e è rimasto solo l'applicatore di plastica. Se il prodotto è buono, perché comunque fa il suo lavoro, è l'applicatore che era odioso, assolutamente odioso, tant'è che con la riproposizione del prodotto Essence ha cambiato l'applicatore e adesso c'è il pennellino che è decisamente meglio. Infatti non ho capito perché non l'hanno fatto fin da subito, e comunque sì, l'ho ricomprato. Ho terminato e ho ricomprato il 522 Rubbish Folie della L'Oreal, questi qui. Questi sono degli smalti che amo particolarmente. Oltre a questi mi piacciono anche quelli della Essie, la confezione quella un po' storta, quella che si arrotola su se stessa, che si contorce su se stessa. E comunque mi piace molto. Ho diversi smalti di questa linea e li applico con molto amore. E comunque sì, l'ho ricomprato. Si asciuga velocemente per quanto possa essere uno smalto senza averci applicato un quick drive sopra, e ha un colore molto luminoso che resta luminoso anche nei giorni successivi, quindi con il tempo non si smorza tra virgolette. Per quanto riguarda la resistenza nel tempo, non so darvi una quantificazione piena, perché comunque io cambio lo smalto molto frequentemente. Io un paio di volte a settimana cambio lo smalto. Oltretutto io lavoro al computer, quindi comunque le punte sono sempre sotto stress, quindi non posso darvi una quantificazione da quel punto di vista. A me comunque, mettiamo, da un'applicazione tra uno smalto e l'altro, molto spesso lo cambio semplicemente perché mi sono stufata, non perché abbia sia rovinato o rovinato o sbeccato, diciamo. Restando poi in tema mani, ho terminato della Peggy Sage la crema mani agli agrumi e al tè verde, questa qui. Questa l'ho comprata 2 anni fa al Cosmoprof e è una maschera mani. Restando poi in tema comunque mani, ho terminato della Peggy Sage la crema mani agli agrumi e al tè verde, questa qui. L'ho terminata e non la ricomperò semplicemente perché ho altri prodotti appunto per le mani. È una crema mani che fa il suo dovere, non è particolarmente idratante, non è particolarmente nutriente. Se dovevo farmi la manicure e applicare qualcosa sul contorno cuticole, avrei utilizzato qualcos'altro, però come crema per tutti i giorni andava più che bene. Il prodotto che continuo a comprare e a ricomprare è invece lo shampoo secco della Garnier Fructis, questo qui, questo lo conoscete tutti. È un prodotto che ormai compro da tantissimo tempo, lo compro e lo ricompro, ho provato a sostituirlo nel tempo con altri shampoo secchi, tornavo sempre da lui. Mi piace perché ora che sono tornata bionda non mi lascia alcun tipo di residuo. Ora non ricordo quando ero più scura se ci fossero o meno, però forse che non ricordo benissimo, ma non ho un ricordo da quel punto di vista di particolari disagi. E quindi, come dicevo, da quando sono tornata bionda non mi ha mai tradito. Lo applico sui capelli, lo massaggio, poi ripettino giusto per riabbassare i capelli che mentre massaggio diventano in modalità Re Leone, e i capelli sono pronti, quindi se magari dopo faccio lo shampoo il lunedì, il mercoledì ho necessità di rinfrescare un attimo i capelli, lo applico e posso andare comunque fino al giorno dopo tranquillamente quando poi farò la doccia e lo shampoo. E quindi appunto mi piace.
Un altro prodotto per i capelli è la mousse, il balsamo mousse della Pantene, questo qui, la linea classica. Allora, questo non lo ricompro e credo che molto difficilmente lo ricomprerò, non perché abbia avuto particolari disagi, quanto piuttosto perché su di me non ha alcun effetto. Allora, la mousse, sì, c'ha questa mousse goduriosa, bella, la mousse, tutto quanto, ma quando poi la vai ad applicare sui capelli svanisce totalmente, diventa quasi un'acquetta e non ti rendi conto se l'hai applicata su tutti i capelli, non ti rendi conto se fa o meno, se faccia o meno effetto. Quindi non mi è piaciuto per questo, non lo sentivo sui capelli, non lo sentivo efficace, e in più il fatto che è in mousse finisce molto rapidamente, quindi per questo non lo ricomprerò. Poi il solito balsamo della tinta, che dovrebbero pubblicizzarlo autonomamente e venderlo singolarmente, ma purtroppo non è così. Un altro prodotto in mousse che ho terminato è il Dove Mousse Doccia. Di questo, se non sbaglio, in vendita ci sono due tipologie. Questa appunto all'olio d'argan e un'altra di cui non ricordo la profumazione. È un prodotto che non ricomprerò perché innanzitutto la profumazione che ci sono, le profumazioni che sono in vendita non sono tra le mie preferite. L'ho comprato semplicemente per provarlo, spinta dalla curiosità, però non è una profumazione che io amo particolarmente. Io preferisco quella al cetriolo e al tè verde, quindi questa no, assolutamente. Non mi piace poi perché? Perché sempre il solito discorso, essendo la mousse si usa tanto prodotto, si usa molto più prodotto e non fa schiuma, cioè lo applichi, diventa una sorta di acquetta, una sorta di... cioè la mousse si impazzisce, diciamo, come si usa per la maionese, no? Impazzisce e diventa liquida. Non fa schiuma e niente, quindi sempre lo stesso discorso, non mi dà l'idea di starmi lavando, non mi dà l'idea di efficacia e quindi non mi piace. Non l'ho utilizzata come prodotto per la depilazione, per la rasatura, perché comunque ho il rasoio, quello con la testina che fa la schiumetta, e quindi non lo utilizzo per quello. Sempre della Dove ho terminato il Dove Invisible Dry, quello testato su 100 colori. Allora, che dire, il prodotto mi piace perché comunque, no, come detto, non lascia la traccia bianca sugli abiti, sui vestiti e tutto quanto, però non è quello alla formazione che piace a me. Cioè, io sono molto fissata con le cose, sono molto abitudinaria, se amo un prodotto utilizzo sempre quello, sono molto schematica da quel punto di vista. Questo, per quanto mi piaccia, non ha comunque la profumazione che io amo. L'avevo comprato all'epoca del matrimonio, proprio perché comunque, avendo il vestito da sposa, non volevo magari un'eventuale traccia bianca sotto le ascelle, e quindi in questo caso questo fu utile, però una volta finito non l'ho ricomprato. Parlando di occhi, ho terminato il siero della Kiko Bright Lift Eyes, questo qui. La confezione è questa, dove ormai da tempo si sono andate via tutte le scritte. È un contorno occhi, mi è piaciuto, sì, abbastanza, comunque rendeva il contorno occhi più tonico, più sodo, e quindi ha fatto il suo lavoro. Il fatto che sia comunque così scuro non dà l'impressione, non ti fa vedere dove sia il prodotto, quindi tu magari arrivi, premi e il prodotto è finito e non ce n'è, magari resti senza. Inoltre anche l'applicatore dopo un po' si è rotto, rimane incastrato quando vado a premere ogni tanto, e quindi non mi è una goccina dentro, e quindi appunto non mi è piaciuto per questo, per quanto riguarda appunto l'applicatore. Però per quanto riguarda la sua azione da contorno occhi, funzionava tranquillamente. Non l'ho ricomprato semplicemente perché ho altri prodotti. Un sample di primer, questo non mi piace la confezione, non so se ci sia dentro o meno altro prodotto, ma comunque è un prodotto vecchio, quindi va in pensione. Poi, ultimo prodotto, profumo. Ho terminato il mio amato Light Blue di Dolce & Gabbana, di D&G. Ho già comprato il sostituto e mi piace molto, ormai me lo porto avanti da diversi anni. È una profumazione molto fresca per quanto mi riguarda.
Io la uso indistintamente sia d'estate che d'inverno e non ha, sempre secondo i miei canoni, non ha quella profumazione talcata, non ha quella profumazione dolciastra che io sinceramente non amo. E quindi appunto è finito, ma l'ho già ricomprato. Ok, con questo abbiamo finito. Questi sono tutti i prodotti che vi ho terminato nell'ultimo periodo. Se avete qualche domanda su alcuni di questi prodotti, fatemi sapere tranquillamente qua sotto. Se avete suggerimenti su qualche altro prodotto da consigliarmi, appunto lasciatemi un messaggio.